Benissimo, ora che giochiamo anche a Dead Island 2 sarà complicatissimo mischiare i tasti. Oh, perché mi sono complicato la vita in questo modo? La realtà è che volevo prepararmi psicologicamente a rigiocare dei giochi di zombie con uno e con l'altro. Ho chiesto un consiglio a delle persone che conoscono meglio di me il gioco per richiedere dove trovare una zona dove fare un po' di soldi e una zona dove trovare delle armi o comunque dei progetti interessanti. Le risposte principali sono state: vai in basso nella mappa su un piccolo scoglio in mezzo al mare. L'altro invece mi hanno detto di andare nella casa vicino a questo rifugio, quindi qui, e di avere molta pazienza. Non so cosa intendano, però lo scopriremo presto, immagino. Intanto ho trovato un telefono e del caffè. Eccoti qua. Bene, mi hanno detto di avere molta pazienza. Vediamo quanto tempo ci vuole. Oh merda. Oh merda. Forza, non perdiamo tempo. Ma dai! Accidenti, era quello. Ma metto delle linee di dialogo a caso. Oh, sento un aereo. Merda, va bene. Vabbè, a caso anche questa. L'aereo non ha più importanza al momento, devo prima aprire questa. Bene, fatto. Oh, finalmente! Maledizione. Il macete di Korek. Dunque, visto che tra l'altro la scatola è caduta proprio qui vicino, oddio, neanche troppo, eccola qui, sono già arrivati ovviamente. Dai! Ecco fatto, facile. Prendiamo ovviamente quel poco che è rimasto e andiamo al prossimo punto. Chissà che magari nel mentre riesca anche a liberare qualche altro rifugio. Vediamo intanto il progetto che abbiamo appena ottenuto, se possiamo già crearlo. Il macete di Korek, solo alcol e pezzi di metallo. Agli sviluppatori piace barare quando giocano i loro titoli. Vabbè, Korek vuole sempre avere tutto sotto controllo e questo è lo strumento che usa per farlo. Vabbè, allora. 620 di danno in realtà non è neanche granché. Arrivato a questo punto è abbastanza. Vediamola però. Allora, sicuramente è figa. Però, a livello di danno. Putum! Catapum! Oh no! La terza! Catapum! Ok, diciamo che questa è un'arma buona da avere magari a inizio gioco, se non hai altre armi, ci sta. Però arrivato a un certo punto diventa un'arma normalissima. Vediamo il venditore che cosa ha per noi. Un coltello da pescatore favoloso e un pugnale favoloso. Beh, il pugnale sì, il coltello a me. Però, come ho detto, siamo un po' a corto di soldi al momento. Eccoci arrivati vicino all'acqua. Credo che quello sia il mio scoglione. Eccoci qua, a posto. Ed eccola qui l'arma che mi hanno detto che avrei trovato. La Excalibur. Questa appartiene a me. E se io me la prendo? Quanto ci vuole prima che io la ottenga? Certo che gli sviluppatori piace aspettare, eh. Ah, che palle! Dammi sta spada! 3, 2, 1. Dai! Tanto così! Dammi quella spada! Oh, finalmente! Madonna mia! Oh, ha preso fuoco il corpo. Bene, aspetta, ho paura che esploda. Ok, autocombustione. Ok, sì, ho decisamente fatto bene ad allontanarmi. Ed è apparso un progetto. Il progetto della XP Calibur.
Anche questa degli sviluppatori? 398 di danno, tessuto di fulmine e lattina, ok. La spada del re, tu sei il prescelto? Ma ovvio. È un peccato che ste armi in realtà non scalino il danno. E questa è una cagata. Però vediamo la spada che abbiamo ottenuto. Ah, però aspetta, queste sono diverse. Questa è la XP Calibur, quella è XP Calibur. Quindi sono anche diverse. Ovviamente una spada a due mani. Trova un luogo appartato. Sì, peccato che la zona appartata sia qua in fondo e il gioco mi abbia riteletrasportato la torre, ma quelli sono dettagli. Ottimo, siamo saliti anche di livello. Che... allora, posso dire una cosa. La soddisfazione di tagliare teste come in Dying Light, Dead Island questa cosa non ce l'ha. Non in questo modo, almeno. Dead Island mi sta piacendo, ma anche Dying Light 1 lascia fare. C'è da dire che Dead Island 1 sicuramente è un bellissimo gioco, ma è molto più grezzo di appunto Dying Light. Ecco fatto. Mentre ovviamente... vieni qua, crackte. Ecco qua. Mentre appunto... dove sei? Eccoti. Sei libero. Aiuto. Lo so. Quel bastardo mi fa uscire. Mentre appunto con tutto il cuore. Dying Light 1 era già molto più avanzato già al tempo di anche solo Dead Island 1. Il problema è che giocare con due giochi così diversi ti mette molta confusione. Per esempio, adesso invece della ruota delle armi tenendo premuto destra, ho usato la ruota delle armi tenendo premuto triangolo e mi ha fatto sfruttare uno slot di riparazione dell'arma. Devo ricordarmeli che i tasti sono diversi. Allora, ecco, vorrei fare una di queste due armi, sincero. E credo che farò questa. Fammela vedere. Bella! Ti prego, spero che faccia il suono quando colpisci. Ma posso per esempio modificarla aggiungendogli... no, non posso più modificarla, peccato. Vabbè, la useremo così. Sono Crane. Parla. Ho interrotto la collaborazione con Reins. Voleva che rapissi Jade Aldemir e che gliela portassi. Così l'avrei fatto combattere nella sua fottuta arena. Sì? E allora? Tutto qua? Cosa vuol dire tutto qua? Non sono un trafficante di esseri umani. Stai dimenticando l'importanza di quel file, Crane. Se Reins vuole la ragazza, portagliela. Tanto sarai lì a controllare che non le succeda niente, no? Sicuro. Che cazzo di organizzazione umanitaria siete? E poi, visto che questo famoso file può salvare il mondo, perché volete tenerlo segreto? Non ti paghiamo per disubbidire agli ordini, Crane. Sì, non mi pagate neanche per essere quasi uno zombie, in realtà, eh. Fottiti, testa di cazzo. È quello che avrei detto anch'io. Guarda che belli sti piccioni. Comunque, ora possiamo effettivamente tornare di nuovo alla torre. Ma la chitarra... sì, torna indietro e fa rumore. Che bello. È morto? Sì. No, aspetta un attimo. Fa rumore? Ah no, non fa rumore. Ok, per un attimo ho pensato che il rumore della chitarra attirasse i nemici. Che cazzo di organizzazione umanitaria siete? Ecco, una cosa ottima di Dying Light che Dead Island 2 non ha. La schivata è fatta meglio qui. Mi dispiace dirlo, però sì. Sta arrivando un altro aereo, ma... dipende dove scarica. In teoria è qua vicino. Vabbè, andiamo, tanto siamo già di strada. Ho dovuto fare un giro del cacchio per riuscire a passare, madonna mia. Per prendere una cesta del cazzo che loro sono già qui. Beh, sicuramente ricevere una chitarrata addosso non fa piacere, eh. Porca troia che male. Porca miseria che dolore. A tutti e due, sia a me che a lui. Ho scoperto che in realtà, secondo me, il modo migliore per uccidere dei nemici umani è colpirli verso il basso, non verso l'alto. Perché colpendoli verso il basso, sicuro almeno gli becchi le gambe. Brecken, sono Crane. Sei in ascolto? Brecken, mi ricevi? Merda. Jade, sono Crane, mi ricevi? Crane, quanto
avuto anche i denti di procura. Poco. Ecco, Raiz voleva... Beh... ci ha fregati. Mi ha dato appena 5 fiale. Cosa? Maledizione. Ci basteranno per andare avanti giusto qualche giorno. Ascoltami, Green. Abbiamo un problema al 18° piano. Torna più in fretta che puoi. E molto più grandi zin che hai. È poco, ma te lo sto portando. Dammi un secondo. Ecco qua. Ah, che soddisfazione. Mi fa quasi venire voglia di rigiocare a Left 4 Dead. Ovviamente best arma melee di Left 4 Dead, la katana. Sai qual è il vero problema mio? Perché me ne sono accorto sia qui che in Dead Island che in moltissimi altri giochi, è che io faccio veramente fatica a schivare. Ma non è colpa del gioco, qualcosa in particolare, è che io proprio mentalmente non mi viene da schivare. Signor White, tieni, ho preso un po' di casse. Grazie mille. Anche grazie a te. Le cose contano. Lo so, amico. Talmente piccole che quasi quasi quell'arco che c'è qua lo prendo per venderlo. Andiamo a vedere di sopra. Sentiamo Crane che cosa ha da dire. Jade mi ha detto che la situazione è peggiorata al 18° piano. Devo portare subito alla torre quel poco di antizin che ho. Chissà, magari se qualche cassa di quella che avevi bruciato l'avessi tenuta da parte, qualcosina, un paio di fialette in più, non una sola. Però siamo furbi noi, Hai l'antizin. Dammelo. Che è successo? Una persona si è trasformata e ne ha intrappolate altre due. Avremmo potuto isolare l'appartamento, ma Brecken ha cercato di salvare quanta più gente possibile. È vivo? È andata male. Qualcuno ha dovuto prendere una decisione. Abbiamo perso tutto il piano, compresi due bambini. Ottimo! Vai a parlare con Brecken. Io porto il medicinale a Lena. Brava ragazza! Ehi! La situazione è un po' una merda qui, vero? Ah, giusto! Punto leggenda. Che cosa possiamo mettere? E io aumenterei i danni delle armi fisiche, sincero. Mannaia orientale favolosa! Quasi quasi. E io quando vedo un'arma arancione un po' mi viene quella voglia istintiva di comprarla. Tienimela lì, Allora, abbiamo una katana, una lama boomerang, un macete teschio, mitra, la pala militare e due pistole. Una pistola delle quali dovrei sinceramente anche usarla, secondo me. Comunque, Breaker, so che la situazione sta andando un po' di merda qui, vero? Che guardi? Qui ci informano dell'arrivo dei rifornimenti di antizin. Ora si sono fermati. C'erano dei bambini! Lo bloccavo. Lena è intervenuta, forse il capo dovrebbe essere lei. Cazzo, Crane! Io non sono un leader. Sono un fottuto istruttore di parkour! Allora... sei stato tu. Tu hai insegnato a queste persone a correre e a sopravvivere. Ma tu sai che cosa avevo in tasca quando sono arrivato ad Arran? Un mucchio di dannati biglietti da visita. Speravo di trovare un po' di allievi. Così avrei messo qualche soldo da parte e mi sarei comprato casa. Avrei smesso di vivere in un buco in affitto. Ho deciso. Andrò a parlare io stesso con Race. Ehi, aspetta un attimo. Queste persone hanno bisogno di te. Dammi ancora un po' di tempo. Deve esserci un altro modo. Un modo migliore. Va bene. Aspetterò. Ma non per molto. Bravo Maurizio. Dai, vado a prendere un po' di merluzzo, Mi raccomando. Non ti agitare. Finalmente posso fare qualcosa di utile. Fa vedere, c'è anche la foto qui. Sono tutti quelli morti? Certo. In realtà, oddio, questa l'abbiamo già vista da altre parti e a me pare Paris Hilton. E queste mi sembrano foto un filino un po' vecchie rispetto a dove ci troviamo ora, anche storicamente parlando. Non mi ricordo... esatto, se qualcuno ci sgamma mentre siamo alla radio. Rahim. Rahim, che stai facendo qui? Ehi, Crane. Posso fidarmi di te? Quanto hai bevuto, ragazzino? No. Posso fidarmi? Sì, certo. Che succede? Vedi quel grattacielo?
Gli esploratori hanno trovato un nido di notturni lì dentro. Se lo eliminassimo potremmo svolgere missioni anche di notte. Oddio. Quindi pensavo che potremmo mettere degli esplosivi e... Kaboom! Oddio mio, ancora con questa idea. Cray, non dobbiamo farlo. Fin quando il nido sarà lì non riusciremo a raccogliere antigen a sufficienza. Io dico che ci riusciamo. Io dico... Siamo un'ottima squadra. Che finirà male. Oh, merda, merda. Non lasciarmi. Non lasciarmi. Oh, cazzo. Visto? Lo dicevo che siamo un'ottima squadra. Rahim, non abbiamo esplosivi. La cosa che più si avvicina sono i petardi di Spike. E non è propriamente vero. Assolutamente irrealizzabile. Non capisci come mi sento. Posso solo guardare. Me ne sto seduto e osservo quello che succede, ma non posso fare niente. Non voglio starmene qui ad aspettare la morte, Crane. Se devo lasciarci la pelle, voglio che succeda mentre mi rendo utile. Cartolina? Cos'è questa? Dovevo andarmene domenica, ma giovedì ci hanno messi in quarantena. Avevo già pronti i bagagli. Io darò un'occhiata in giro. Se troverò qualcosa per realizzare la tua idea, allora... Come ti pare? Allora, come dicevo, fra le missioni secondarie non è proprio vero che abbiamo solo i petardi. Abbiamo la missione di Jafar. E già uno che si chiama così. Hanno un'idea migliore per migliorare la dinamite. Se questa idea fosse utilizzata anche nel gioco, per esempio in un sistema come Fallout, se tu hai fatto una missione prima di un'altra e si intersecano fra di loro, sarebbe stato interessante dire: abbiamo la dinamite di Jafar, usiamola. E intanto lui è lì, potrebbe sentirci. Crane, comunque ricevete? Cosa vuoi, Crane? Voglio che riprendiate i lanci di antigen, almeno vicino alla torre. Quella gente ha bisogno d'aiuto. Ti abbiamo mandato ad Arran a cercare il file e non a fare il buon samaritano. O hai riconsiderato la proposta di Raiss? Magari la signorina Aldemir vuole collaborare. Mettila alla prova in una nuova situazione. Che stronzi! Prima dateci altro antigen e poi parleremo di quello che Raiss vuole che io faccia. Parliamo al plurale adesso. In ogni caso, la tua richiesta non può essere soddisfatta. Sentiamo perché. La situazione al ministero si è un po' complicata. Riprendere i lanci dei rifornimenti adesso sarebbe una mossa politicamente svantaggiosa. Siete proprio dei grandi stronzi. Voi e il vostro fottuto file. Troverò il file, ma prima di restituirvelo me lo studierò per bene. E poi deciderò cosa fare. Beh... stiamo diventando dei personaggi scomodi, eh? A prescindere da come andrà il tutto, qualcuno potrebbe decidere di farci fuori. Sono Jade, mi ricevi? Ciao Jade. Forte e chiaro, come posso aiutarti? Non so quanto tempo abbiamo, quindi sarò breve. Mi serve il tuo aiuto. Raiss ha trasformato una scuola abbandonata in un deposito. E penso che tenga lì il suo antigen. Potremmo intrufolarci e trovare tutte le medicine che servono. Certo. Va bene, ci sto. Bene, ci vediamo in uno dei carri merci sul ponte ferroviario vicino alla scuola. Va bene. Va bene. E Jade, ascolta, se non riusciremo a trovare l'antigen, dovremo parlare. Di che cosa? Non adesso, Jade. Prima proviamo a svaligiare il magazzino di Raiss e vediamo che succede. Esatto. Dunque, facciamo un attimo un riepilogo di quello che abbiamo. In questo momento noi abbiamo solamente armi blu e una manciata di pistole viola. Io direi di prenderci già il resto delle armi blu, almeno una o due, e iniziarla ad usare. Perché tanto, di sicuro, lì dovremo combattere e piano piano qualcosa lo finiamo ad utilizzare. Magari questa qui che già fa 1900 la lasciamo un attimo da parte e utilizziamo queste che fanno 1400 e 1500. Vediamo cosa possiamo fare, per esempio... con una delle katane. So che effettivamente questi non sono di grande aiuto visto che sono livello 1. Però sarebbe già qualcosa per aumentare il danno. Più che altro io non ho capito una cosa. A parte le armi di Left 4 Dead, se io faccio una di queste armi, posso modificarla? O se la modifico poi posso potenziarla? È una domanda che vorrei capire. Tipo,
Voglio mettergli sanguisuga. Ora fa 1600. Non la posso più potenziare. Ok. Ma se io faccio questa e la trasformo, per esempio, nello strappacarne, che non ne abbiamo, poi posso potenziarla nuovamente. Perfetto. Che poi in realtà queste armi qua, a parte cambiare durevolezza e maneggevolezza, alla fine cambiano solamente la skin dell'arma, poco altro. Quindi 1600, 1700. La spranga e il manganello potremmo farli. Oh, però. Esatto, potrei cambiare anche la skin. Dai, cambio il manganello. Lo rendo il savoir vivre. E il savoir vivre lo rendiamo, abbiamo detto. Ah, non posso renderlo. Che sfiga. Vabbè, lo rendiamo solo d'impatto. La spranga, per il momento, la lasciamo un attimo da parte. E vediamo che tipo di arma è. Tanto è tipo un bastone da passeggio, quindi. Voglio una chitarra arancione io. Però aspetta, quasi quasi però la mannaia. Dai, la compro, fanculo, i soldi si fanno, dai, i soldi si fanno. Chi la dura, la dura. Potrei trasformarla in una padella poi, ma direi magari anche di no, visto quanto mi è costata. Una padella da 28.000 dollari. Ecco, questa è una cosa che, a parer mio, sempre ovviamente gusto personale, Dead Island fa meglio. I prezzi sono un po' più giusti in Dead Island, nel senso, capisco la rarità di quest'arma, ma 28.000 dollari sono tanti. Un'arma blu o viola in Dead Island ti può costare 5.000 dollari, che sono comunque tanti, ma tu guadagni meno, spendi meno. Dove possiamo trovare altro Antizin? Devo incontrarla in uno dei carri merci vicino alla scuola. E andiamo.